Sì, devi stare, Andrea, devi stare fermo perché mi vai alto e basso. Sì. Perfetto, adesso lì così sì, è perfetto, ok. Ti sento chiaro e tondo. Allora, sì, tu hai anche fondato, mi pare, con altre persone, anche la LAC, la Lega Anticaccia, mi pare, no? Che ci sia... abolizione della caccia, sì, scusami. Sei ancora presidente o hai lasciato quel posto? Ma diciamo che sono presidente onorario. Certo. Certo, anche perché ti manca... certo, mi pare anche giusto, insomma. Ma sì. Sì, anche perché prima di noi, prima di me, c'era Lauro De Piccoli che tu conosci. Certo, anche la televisione. Ah, avevi seguito, che era insieme con Volontà. Ho seguito, ma Ok. Bene, quindi sei tutto, ti sei tutto andato tutto a vedere praticamente tutto il nostro sito, insomma, ti ringrazio anche di questo. Allora, vediamo un attimino, Andrea, andiamo nel sodo, no? Allora, partiamo dalle cave. Sinceramente ne so poco io, perché non me ne sono mai occupato, ma l'ambiente dove viviamo è giusto difenderlo. Cos'è praticamente quello che tu hai denunciato tramite degli articoli e magari anche in consiglio regionale, la cosa delle cave? Sì, vai. Sì. Sono degli strumenti che sono 33 anni che caricavano i dati personali delle luci per quanto riguarda le gare. Sì. La palla che si utilizza normalmente per l'emungimento, il prelievo di acqua che va a che viene utilizzata dai consorzi acquedottistici che poi arriva nei inviti. Certo. Questo accade tutto più certamente troppe volte, soprattutto nel Trevigiano, se uno va ad esempio a computer e va a vedere con Google Maps dall'alto appunto il nostro territorio, si accorgerà che è pieno di laghetti. Mm-hmm. In realtà questi non sono laghetti, ma è l'attività delle cave che scavando in profondità portano tutto la palla altra. Certo. Allora ci sono state queste due leggi, la legge Marra in particolare è una legge che da una parte cerca di limitare il danno che questa attività ha, no? Perché lasciano un segno irreparabile, non c'è ricomposizione ambientale che porti allo stato precedente che scavazione non esiste, quindi il danno si fa. Questa legge è stata peggiorativa perché la legge precedente prevedeva la facoltà delle province di porre un veto, sì, di dire sì o no a un determinato sito produttivo, un determinato ampliamento di cava. Attualmente invece le province non hanno questo potere. Abbiamo pensato con gli emendamenti appositamente scritti di dare questo potere ai comuni, ma sì, non è stato aperto nemmeno la facoltà ai comuni di dire dove farle. quindi proprio è un potere che
Mi viene da dire, scusami Andrea, ma alla faccia del federalismo che qualcuno ha portato sempre avanti, sono vabbè. Questa è una battuta ovviamente che faccio, va bene, scusami. Eccetera, allora quello non va più bene, quindi certo. Una totale incoerenza di questa maggioranza Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia che si amministra attualmente in regione. Mm-hmm. Poi non è finita qui come peggioramenti, abbiamo una eliminazione di un vincolo che era quello del 3% del territorio comunale scavabile del suolo agricolo. Sì. Quindi c'era un limite sopra il quale non si poteva andare, diciamo che alcuni comuni lo avevano sforato perché erano in questa situazione ancora prima del 1982, che era la data di approvazione della precedente legge. Era un limite utile che i comuni, i sindaci in audizione in commissione ci avevano chiesto: mantenete il 3% massimo del territorio scavabile. Bene, anche questa è stata una norma che è stata cancellata. Dopodiché, l'altra cosa, come segnale, a mio avviso, è il segnale più grave. Gli altri possono avere qualche giustificazione, questo non ne ha nessuna. È quello di aver diminuito le sanzioni per quanto riguarda determinate quantità di scavo di ghiaia e sabbia in maniera abusiva. Cioè, invece di aumentarle, invece di inasprirle, sono state in alcuni casi addirittura ridotte di 6 volte. E questo non va bene. Si dice che però viene introdotto l'obbligo di ripristino ambientale, però se io penso a tutte le cave dismesse che dovevano essere ripristinate ambientalmente, nessuna di queste, tranne mi pare uno o due casi, tutto il resto è stata ripristinata. Quindi questo l'ho considerato un regalo ai cavatori, una mossa sbagliatissima, un segnale sbagliato. Io l'ho ricordato anche in aula, sì. Le sanzioni vanno aumentate, perché questo non è penalizzare gli imprenditori delle cave, ma è penalizzare certo. I furbi. Qua, secondo me, era un premiare invece i cavatori onesti, quelli che rispettano la legge, quelli che non violano la legge, quelli che non superano i limiti consentiti. Quindi questo, secondo me, è stato uno delle... hanno un po' gettato la maschera, a mio avviso, con questo regalo ai cavatori, si sono stati chiaramente da che parte stanno. Certo. Quindi è una speculazione praticamente questa qua, Andrea, di premiare praticamente, come hai detto te, questi imprenditori abusivi che invece di pagare, come hai detto te, più sanzioni, vengono tirate via, insomma. Cioè, sì, che non ha nessun senso. Tot metri cubi, invece di aumentarle le hanno... Ascolta Andrea, scavando così, facendo questi disastri, diciamo così, ambientali, tu hai ricordato le acque acquifere, no? Le falde, scusa, acquifere, ma se dovesse venire, non so, pioggia rafica, visto il sistema idrologico che ha la regione Veneto e visti tantissimi anche fiumi eccetera, c'è pericolo ancora di più di inondazioni secondo il tuo punto di vista? Diciamo che le cave in questo non giocano un ruolo in tal senso. C'è, diciamo che il problema delle cave è che soprattutto che porti a nudo la falda acquifera. Dovete sapere che di solito passano dai 6 anche ai 20-30 metri prima di arrivare in falda, a seconda di dove ci troviamo, e quello è uno mantello, uno scudo, una coperta, una protezione naturale importante
perché nel caso di sversamenti, prima che il carico inquinante arrivi, viene di solito in parte spesso assorbito e quindi non arriva alla falda. Sì, okay. E così facendo arrivi direttamente alla falda. Questo è un pericolo che si pone anche ad esempio in certi tratti della strada Tremontana Veneta, dove hanno fatto i lavori in trincea, hanno scavato e quindi hanno tolto sicuramente lo scottico, la parte diciamo coltivabile del terreno, che è quella che assorbe di più. Sotto c'è ghiaia, quindi un sottosuolo fortemente permeabile, e quindi dovesse esserci un incidente di mezzi che portano sostanze liquide, in particolare pericolose, tossico nocive e quant'altro, qui avremmo dei disastri ambientali, perché andrebbero direttamente in falda, insomma, anche perché i sistemi di drenaggio sono quelli che sono e parte di questo carico può sempre scappare, e non avendo appunto un suolo, ma trovandosi sul sottosuolo, cioè in trincea, il pericolo è forte. Quindi in una cava dove si è ancora più in profondità, succede qualche problema, qualche delinquente scarica magari in falda o sottofalda dei materiali, questi possono inquinare potenzialmente. È già successo che qualcuno abbia smaltito in laghetto, cioè dentro la falda dei rifiuti, si è stato beccato e anche condannato. Quindi abbiamo questo pericolo, come hai detto te, e poi c'è anche il pericolo dei pesticidi che magari vanno sempre nelle falde acquifere, e dopo ne parliamo anche tutto, dei pesticidi. Tutto l'inquinamento che c'è nell'aria, è chiaro che quando piove, se la pioggia è inquinata di lava queste di inquinamento eccetera, non va nel suolo ma va direttamente sulla falda acquifera, che notoriamente appunto si chiama falda proprio perché si trova sottoterra, è coperta dal terreno ed è il nostro capitale naturale più importante, perché è l'acqua, bene primario, prezioso, bene comune, insomma. Diciamo che lo dicevo anche quando ero in Parlamento, in Commissione Ambiente, parlavo con i miei colleghi che ogni tanto mi guardavano con gli occhi sbarrati, i colleghi degli altri stati membri, no? Perché purtroppo qui in Veneto noi abbiamo dei casi di inquinamento delle più varie e svariate tipologie. Ne abbiamo per tutti, insomma, io portavo sempre dei denti e dentisti qua mi chiedevano. In realtà è il prezzo che noi stiamo pagando adesso a questa che era definita la locomotiva d'Italia, locomotiva però di rifiuti e di problemi di inquinamento ne ha lasciati tantissimi. Siamo pieni di casi di tumori uguali di inquinamento delle falde acquifere. Mi riferisco ad esempio al fatto che in provincia di Treviso ci sono 5 comuni con le falde acquifere inquinate da mercurio, per non parlare poi dell'inquinamento delle sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti PAS, tra la provincia di Vicenza, Padova e Verona, il cromo esavalente in provincia di Vicenza, solventi organolorati in provincia di Vicenza e in provincia di Treviso, metalli pesanti, cioè. Noi abbiamo una delle aree d'Europa sicuramente più ricche di acqua dolce, però sempre più povere di acqua potabile, perché purtroppo con tutte queste attività umane fuori controllo, non controllate, con tutte le leggi che ci sono buone ma mai applicate, poco applicate e oggetto di pochi controlli, ci ritroviamo con i pozzi cospicci che per prelevare acqua potabile devono andare sempre più in profondità. Recentemente è stata fatta una legge sugli ecoreati che fisica un ventaglio molto superiore di quelli che poteva fisicare prima. A mio avviso quella legge sugli ecoreati approvata 2 anni fa doveva arrivare 30 anni fa. Io ho seguito dei casi dove la prescrizione, pur avendo accertato i colpevoli, ha messo in salvo gentaglia, direi, che ha creato dei problemi ambientali apocalittici, insomma, in Veneto. Non so, io sono di paese, c'è l'ex discarica SEV, che ha 20.000 tonnellate di rifiuti tossici, pericolosi, speciali, tutto, c'è anche amianto, e nessuno ha mai fatto niente, perché questi qua hanno dichiarato fallimento, se ne sono scappati, addirittura hanno fatto fallire anche la società di cauzioni che aveva dato una soluzione in caso di problemi alla provincia, e quindi dei buboni in giro per il Veneto veramente allucinanti, e che credono però, cioè,
situazione che dimostra come sia le leggi, ma anche come chi ha amministrato non abbia tenuto tutto controllo. Una situazione certo. Che grida vendetta. Ascolta, io devo farti la cosiddetta domanda del diavolo, no? O fare la parte del diavolo, o l'avvocato del diavolo, dicendo tu hai denunciato giustamente tutte queste cose, ma il tuo partito, cioè il Partito Democratico, quindi anche nella tua persona, avete delle proposte da fare alla giunta, a questa giunta regionale e quindi anche tutto il Consiglio regionale? Allora, diciamo che come citavo, è stato il mio governo a livello nazionale a istituire la legge e gli eco, cosiddetti gli eco reati, che mai nessuno prima di destra, di sinistra e di centro aveva mai approvato. Per quanto riguarda la regione, il mio interessamento, le mie e le nostre richieste sono continue su questi temi. Ad esempio, abbiamo chiesto, tanto per citare gli ultimi casi, di domenica, c'è stato l'ennesimo incendio di un centro di riciclo, recupero e trattamento rifiuti, mi riferisco a Povegliano Veronese, è l'ennesimo, io ho denunciato con una serie di interrogazioni queste attività che abbiamo scoperto spesso nascondono delle attività mafiose, chiedendo alla Regione di monitorare, di verificare, di dividere i casi dolosi dai casi dovuti a imperizie, ma questi incendi non dovrebbero accadere così frequentemente, cioè se da una parte sono dovuti a norme sulla sicurezza e gestione non rispettate, dall'altra sono dolosi e dovuti all'infiltrazione mafiosa spesso, ma in ogni caso in entrambi i casi la regione può fare, può muoversi. Se la regione indaga, verifica, coinvolge l'osservatorio sulle organizzazioni di crimini mafiosi, istituisce dei controlli che non sono controlli così fortuiti ma pianificati proprio per prevenire questo, sicuramente certi incendi non si verificano più e ogni volta che c'è un incendio del genere abbiamo 1000, 2000, 3000, 10.000 persone residenti attorno a quanto grande comune che respirano queste sostanze tossiche, queste anche cancerogene. Gli enti ti dicono subito non hanno fatto correre pericolo, però non ci sono pericoli diciamo istantanei, però come sappiamo, e questo ce lo dice l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'inquinamento dell'aria provoca ogni anno in Italia, solo in Italia, 90.000 morti premature, e questo perché abbiamo l'aria inquinata. Se all'aria inquinata andiamo ad aggiungere i carichi di inquinanti, spesso appunto come dicevo di sostanze tossiche, diossina, ma anche altre componenti, tipo anche l'amianto, pressione di fibre d'amianto e così via, andiamo a peggiorare una situazione già drammatica, che è già certificata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, dove ci dicono appunto che stiamo riempiendo i cimiteri grazie all'inquinamento dell'aria. E lo dice la Commissione Europea, con l'Unione Europea, con questa agenzia, cioè non lo dice Lega Ambiente, che tra l'altro ha fatto un bel lavoro l'altro giorno, presentato, anzi era lunedì, quindi ieri l'altro, presentato a Padova, Malaria 2017, dove appunto dimostrano dati alla mano come ancora in Veneto non si gestisca e si affronti il problema di inquinamento dell'aria con criterio. Ecco, ad esempio, proposte che il PD e io appunto, a nome del PD, visto che sono vicepresidente della Commissione Ambiente del Partito Democratico in Regione, ho fatto, è quella di non andare avanti con una gestione per la tutela dell'aria e quindi la tutela della salute dei cittadini a macchia del leopardo, dove ogni comune con massima discrezionalità può proporre delle limitazioni agli orari di, ad esempio, riscaldamento uffici, alla circolazione delle auto, ognuno in ordine sparso. Ma come? L'inquinamento dell'aria conosce e riconosce forse i confini amministrativi tra un comune e l'altro? Mi è capitato ancora a me, da paese a Treviso, di trovarmi nel paese, circolare liberamente, senza nessuna restrizione, andare a Treviso e trovarmi tutti i per gli euro vecchi, le auto vecchie, eccetera. Ma che discorsi sono questi? E questo perché? Perché Zaia e la sua amministrazione regionale se ne sono sempre lavati le mani
lasciando la gestione della tutela della salute dei cittadini per quanto riguarda la lotta all'inquinamento dell'aria ai singoli comuni. Ma stiamo scherzando? Sì, perché, dicono che il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, no? Sì, questo è vero. In teoria. Però ci vuole, per affrontare l'inquinamento dell'aria, una regia regionale, certo. Facoltà che è data dalle norme europee, quindi la regione può benissimo, per aiutare i sindaci che tutelano la salute dei cittadini, fare delle norme che valgono per tutti. Assolutamente. Ci sono giornate particolari di inquinamento, ci sono dappertutto in Veneto, se lasciamo perdere la fascia che supera i 300 metri di livello dal mare, di altitudine, per il resto c'è una omogeneità. Ecco, l'inquinamento da polveri sottili, il cosiddetto smog, è molto omogeneo in pianura padana. Non è come ad esempio l'inquinamento, per dire, del benzene, che è maggiore più ti avvicini agli assi viari molto frequentati dalle auto. Sì. La polvere sottili si producono soprattutto dai veicoli, ma anche dagli impianti di riscaldamento, e si distribuiscono in maniera molto omogenea nelle città. Tant'è vero che quando si supera, abbiamo dei picchi in una città, li abbiamo un po' in tutte le città capoluogo, dove ci sono le centraline dell'acqua che monitorano questi inquinanti. Ecco, quindi tornando all'argomento, anche durante l'approvazione del piano di risanamento dell'aria dal Veneto, io ho preparato una settantina di emendamenti proprio per omogeneizzare e far sì che sia la regione a gestire la regia degli interventi a tutela dei cittadini, dei polmoni, della salute dei cittadini, cosa che non è passata, perché non vogliono assumersi la responsabilità. Molti sindaci, quelli che evidentemente tengono meno la salute dei cittadini o sono più pignoli, dopo non adottano nessuna decisione. Ascolta Andrea, ma volevo andare un po' a ritroso di quello che tu hai detto, perché io sono d'accordo che comunque la pianura padana è inquinata fino all'osso, si può dire, ma è anche, diciamo così, una struttura naturale, perché come sai meglio anche tu di me, che la pianura padana, con le Alpi da una parte, gli Appennini dall'altra, diventa, diciamo, chiusa, no? Ha solo lo sbocco, diciamo così, nell'Adriatico, perché tutto il resto, partendo dal Piemonte, Lombardia e Veneto, è tutta chiusa, quindi si può già creare inquinamento già di suo, no? Messa in questa maniera, o sbaglio, Andrea? Sì, diciamo che noi abbiamo la sfortuna di avere una conformazione geografica che molto si presta alla stagnazione dell'aria. E proprio per questo la pianura padana, anche con la Lombardia, dovrebbe avere delle regole e usare delle tecnologie all'avanguardia. Noi dovremmo essere un laboratorio per tutta l'Europa, dovremmo essere stati i primi ad avere trasporti a basso impatto ambientale, a aver rafforzato il trasporto su rotaia, certo. Aver attuato e anche per fiumi, magari anche per fiumi, visto diciamo metropolitana e superficie in particolare. Fiumi ne abbiamo sì di navigabili, però abbiamo dei casi eclatanti, ma non è che con i fiumi riesci a risolvere. Bisognava utilizzare di più il ferro, metropolitana e superficie, progetto partito ma mai realizzato dalla regione Veneto, e poi puntare molto sul trasporto ibrido oppure trasporto elettrico. Ancora adesso abbiamo difficoltà a girare in auto elettrica in Veneto, ancora adesso, perché ci sono poche colonnine dove poter ricaricare le auto, diventa un'impresa adesso, quindi uno non è neanche incentivato ad acquistare l'auto elettrica, e un'auto elettrica rispetto non inquina niente, se non andando a vedere poi come è stata prodotta quell'energia elettrica, ma in realtà un'auto elettrica di per sé stessa non fa inquinamento. Quelle poche polveri dovute all'attrito dei pneumatici con l'asfalto, ma per il resto rispetto alle altre, quali sono gli incentivi che il Veneto e la Lombardia danno in merito? Quasi a zero. L'anno scorso hanno dovuto fare, forse sono stati 900.000 euro per le auto elettriche. Ma niente, non è niente, qua tirano fuori 300 milioni per la pedemontana, quindi per il Stato, per il Trento, tirano fuori i soldi,
per incentivare i cittadini a inquinare meno. Ad esempio anche gli incentivi per le rottamazioni delle vecchie caldaie a legna. Anche lì abbiamo dato per un periodo, poi basta. La regione potrebbe fare molto di più, ma la nostra regione, Zaia in particolare, hanno dei chiodi fissi, l'autonomia non si sa poi, hanno dimostrato che quando avevano l'autonomia su certe faccende non l'hanno utilizzata, oppure al Vinitaly, al Prosecco, a questa monocultura che sta purtroppo in alcuni casi distruggendo molta biodiversità. Adesso ne parliamo anche di questo. Volevo chiudere con questa tematica prima, Andrea, perché tu hai parlato ovviamente di inquinamento, delle auto che producono inquinamento, ma potrebbe anche molto di più produrre anche le case stesse che sono fatte in una maniera non tanto sicure nel fatto dell'inquinamento, e fare una proposta di legge. Io la butto lì così, poi non lo so se tecnicamente si può fare una casa effettivamente sicura, e quindi rendere la casa sicura e un ambiente sicuro e che possa ovviamente trovare dopo fuori dalla casa anche un ambiente sano, insomma, non so se mi sono spiegato. Allora, un attimo. Ci sono già delle norme, anche norme tecniche, per realizzare edifici a basso, a zero impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda il consumo di energia elettrica. Ci sono ad esempio delle tecnologie che ti consentono di fare una casa autonoma al 100%, cioè che non devi comprare energia perché te la produci o con pompe di calore o con pannelli fotovoltaici. No? Quindi ci sono già sistemi, però bisognerebbe incentivarli. La regione adesso sta incentivando la pedemontana veneta, sta mettendo ad esempio 300 milioni non previsti su questa strada. E lei metteva questi 300 milioni, ma anche 100, guardate. Per quanto riguarda la green economy, per quanto riguarda le tecnologie verdi, tipo fabbriche che producono pannelli fotovoltaici, aziende che fanno meccanismi per le auto per ridurre i consumi, aziende che producono dei filtri particolari per l'abbattimento dei fumi, eccetera, avremo ottenuto due cose: avremo veicoli meno inquinanti, avremo un'aria meno inquinata, avremo i cittadini che vivrebbero in un ambiente più salubre. Apro una parentesi: viviamo in una delle due aree d'Europa più inquinate in assoluto, la Pianura Padana e l'altra nell'area Belgio e Olanda, no? Ma soprattutto avremo dei risvolti positivi anche per l'economia, perché avremo molte aziende che si presterebbero a produrre e a mettere in pratica queste tecnologie qua da noi, dando opportunità economiche agli imprenditori e opportunità di lavoro ai residenti. Cioè, veramente potremmo diventare una regione all'avanguardia, e invece no. Diamo i fondi che ci arrivano per l'agricoltura al Prosecco, diamo quei pochi soldi che abbiamo in più ai nastri di asfalto come la strada della Montana Veneta, non li diamo invece a settori economici che potrebbero aiutarti in tema di tutela dell'ambiente, tutela della salute e anche… E davvero un ambiente più, certo. Guarda Giorgio, la pedemontana la sta realizzando un'azienda italo-spagnola che si avvale della maggior parte delle maestranze, magari in subappalto, che sono del meridione d'Italia. Io sento molti comitati, eccetera, che siete gente che viene da Calabria, Sicilia, cioè non sta dando lavoro a gente magari disoccupata qui del porto. E abbiamo speso 300 milioni di euro. Siccome noi abbiamo un'imprenditoria, questo ce lo riconoscono tutti, molto vivace. Io ricordo sempre un'azienda di Montebelluna che ha brevettato un pannello fotovoltaico sottile, addirittura calpestabile, pieghevole, molto versatile, è dovuta andare a Hong Kong a farsi a mettere in un'azienda a Hong Kong per mettere in produzione questa roba. Quindi noi avremmo veramente qui da noi un'imprenditoria molto capace, degli ingegneri molto validi per mettere in moto questa green economy.
Il fatto è che i soldi li diamo o all'asfalto per le superstrade o al prosecco. Perché questi sono i chiodi fissi di questa amministrazione. Che poi la Pedemontana, a quanto pare, fa parte della finanza, aiutami. Project Finanza, che ovviamente sono i privati a costruire, però se non arriva i soldi da parte del pubblico è la regione a mettere il resto, che la regione vuol dire il popolo veneto. Tanto per... Ecco, anche qui potevamo fare le cose fatte bene. Sì. Quella volta è stato un grave errore voluto da Galan, in particolare da Chisso, con questo progetto di finanza che stanguerà le casse della regione Veneto. Sì. Perché sono i project financing alla Veneta, dove chi ci guadagna è il privato e chi ci perde è il pubblico. Sì. Project financing sarebbe dare da fare una grande opera a un privato, esatto, il quale mette i soldi e poi se li riprende con dei canoni, no? Oppure se li riprende con dei pedaggi in caso di una strada. Tipo la Pedemontana, certo. Che cosa succede? Per quanto riguarda la Pedemontana, la regione ha fatto un contratto che secondo me sfiora anche l'illecito per quanto riguarda il contratto con il diritto comunitario, con le direttive comunitarie, e prevede questo: il privato mette i soldi, però anche la regione mette i soldi e li ha messi anche lo Stato. Sì. Dopodiché non è che il privato che fa l'opera si prende i soldi dal pedaggio, no, si prende i soldi da un canone, un canone che la regione verserà nell'arco di 39 anni per un totale di 12 miliardi di euro. Allora, ma qual è il problema? Il problema è questo, che il privato avrà il canone della regione e l'avrà sicuro, anno dopo anno avrà i suoi 150-300 milioni a seconda dell'anno, perché vabbè, quello che penso, certo, è variabile, no? Per arrivare a questa quota di 12 miliardi. La regione invece si prende i pedaggi, però i pedaggi saranno tali da poter coprire il totale del canone che devo dare al privato? Non credo tanto. Il pedaggio ci può essere, dipende quanti cittadini andranno a percorrere questa strada, o ci potrebbe anche non essere o essere insufficiente. Sì. Pensiamo alla Brebemi in Lombardia, la società sta anche fallendo, sì, ci sono pochissimi che la percorrono. Se pensiamo alla Valdastico Sud, andiamo a vedere quanti la percorrono, anche lì ci rendiamo conto che è percorsa da pochi. Qui però il problema è questo, che è la regione a incassare i pedaggi, sì, quindi se incasserà pochi pedaggi, i soldi che mancano per arrivare al canone che devo dare ogni anno all'azienda li deve mettere il contribuente veneto, deve mettere le casse della regione. Cioè, noi rischiamo, se non ci sarà un flusso di auto alto su questa strada, di avere un buco in regione che durerà 39 anni. I veneti di fronte a questo, evidentemente poco o niente informati, hanno continuato a premiare alle ultime regionali del 2015 questa amministrazione che ci ha portato in questa strada, che secondo me ci porterà a sbattere, perché questa strada non porta da nessuna parte. Sì, ma infatti poi alla fine gira e rigira, è sempre il contribuente veneto che paga, perché se tu vai su questa strada paghi il pedaggio, e chi paga più di tutti è il Veneto, ovviamente è l'utente veneto, a parte che può passare il camion, che ne so, da ungherese piuttosto che quello bulgaro, piuttosto che, ma alla fine chi che passa di più sono gli utenti veneti, cioè sono i cittadini veneti, quindi tira fuori il pedaggio cittadino veneto, se non arriva a quella cifra, come hai detto te, tira fuori ancora il cittadino veneto per coprire ciò. Quindi paga doppio praticamente il cittadino veneto. Ma c'è anche chi paga triplo, perché inizialmente avevano esonerato i cittadini di una novantina di comune dai pedaggi, quelli confinanti, quelli attorno alla Pedemontana, sì,
e dopo questa esenzione nel tempo, con le varie, i vari contratti modificati, siamo al terzo adesso, sono stati proprio cancellati del tutto. Bene. Quindi loro pagheranno tre volte. Andiamo a pagheranno, sì, il pedaggio, pagheranno il pedaggio, ricordiamo, pagheranno le tasse, mm-hmm, e pagheranno anche quell'esenzione che in realtà sono certo. Parliamo un po' di Prosecco, Andrea. Prosecco e pesticidi. Allora, spiegaci un attimino questa politica del Prosecco, perché credo che bisogna chiarirla una volta per tutte, no? Sì, allora, va detto che la regione sta investendo molto sul Prosecco, sì, sulla viticoltura, in particolare sul Prosecco. Lo sta facendo con, in particolare, i fondi europei, il cosiddetto PSR, Piano di Sviluppo Rurale. Mm-hmm. Ogni anno l'Unione Europea ci dà dei fondi molto importanti per l'agricoltura. Sì. Chi decide, e questi fondi li dà alle regioni d'Europa, chi decide su cosa investire in agricoltura è la regione, cioè la regione riceve top e decide, non so, investo sull'orticoltura, investo sulla soia, investo sul frumento, magari potrebbe fare anche in periodi di siccità e di crisi idrica come gli ultimi, potrebbe investire in coltivazioni che richiedono un basso consumo di acqua, come il frumento, come l'orzo, come, non so, la soia, e meno in altre, tipo il mais o appunto le viti che devono essere spesso irrigate e così via. E la regione invece cosa fa? Lo li destina praticamente quasi tutti al, al Prosecco, alla viticoltura, al Prosecco. Io ho assistito a delle votazioni anche in Commissione Agricoltura, un consiglio regionale dove appunto arrivano a sede libere 15 milioni, 5 milioni, 8 milioni di euro, perché sono appunto i soldi che vengono dati. Io nell'ultima campagna elettorale ho girato parecchio il territorio e in più di una conferenza ho trovato molti cittadini anche di pianura che si preoccupano dell'avanzare del Prosecco perché hanno paura e hanno delle giuste preoccupazioni per quanto riguarda l'utilizzo di questi pesticidi, la dispersione aerea. Ho trovato anche dei coltivatori, degli agricoltori, che mi hanno fatto presente, ad esempio mi ricordo a Loria, un agricoltore che aveva investito in noccioli, noccioli biologici, noccioline. Sì. Allora, a lui, per lui non c'è un euro, non c'è un centesimo di incentivo. Quindi chi fa degli investimenti che possono portare anche dei ritorni, diciamo, utili anche alla tutela della salute dell'ambiente e del territorio, non si dà niente. Invece quest'altri che coltivano il Prosecco, quindi hanno già dei profitti molto alti perché il Prosecco ha un prezzo alto perché c'è alta molta domanda, no? Questi che hanno già l'incentivo del mercato, diciamo così, sono incentivati anche con i fondi europei. Naturalmente incentivare il Prosecco vuol dire incentivare, se non è biologico, l'uso dei pesticidi, quindi il paradosso è questo, che nella nostra regione tutti quei cittadini preoccupati per l'uso dei pesticidi, sì, molti di quali parteciperanno il 13 maggio a Cison di Valmarino a una diciamo marcia proprio contro i pesticidi, paradossalmente tutti questi cittadini qua alla fin fine contribuiscono all'acquisto dei pesticidi indirettamente perché con i loro soldi incentivano i viticoltori che naturalmente per coltivare questo tipo di coltivazioni bisogna usare una ingente quantità di erbicidi prima e pesticidi, detti anche fitofarmaci, anticritocamici e quant'altro, durante appunto tutto l'anno, perché ricordo che tra l'altro il Prosecco, essendo un bianco, un vino più delicato, più rispetto ai neri, ha bisogno di molti più trattamenti, dopo ci sono naturalmente agricoltori che hanno un po' di giudizio, agricoltori che non ne hanno meno, che magari trattano le viti magari anche se non serve troppo frequentemente e magari anche in maniera poco attenta per evitare le cosiddette dispersioni
che portano appunto a disperdere, soprattutto quando si trattano questi vigneti con sistemi tradizionali e presenza di vento, questi pesticidi che sono spesso anche cancerogeni, anche per chilometri, certo, che certo, entrano certo. in casa dei vicini, dei residenti e così via. Sì, anche perché tu hai ricordato benissimo, questi pesticidi vanno nella terra, quindi ovviamente inquinano tutto il nostro terreno, tutto quanto, quindi ancora di più magari passano anche lì, adesso non lo so, nella zona del Prosecco, se ci sono falde acquifere o cose di questo genere, però comunque vanno sempre a inquinare la terra, che la terra, dimmi. Non lo dico io, e no, neanche tu. No. Lo dice l'ISPRA, che è l'Agenzia Italiana per l'Ambiente, sì. e l'ARPAV, sì. che è l'Agenzia Veneta per la Tutela dell'Ambiente, sì. con degli studi e dei monitoraggi che vengono fatti con periodicità annuale, dai quali risulta, purtroppo, che nei nostri corsi d'acqua e nelle nostre falde acquifere persiste e addirittura aumenta la presenza di residui da pesticidi. Sì, certo. Purtroppo questo è anche logico, perché? Perché, e io ne ho parlato, ho pubblicato anche sul mio sito e sul sì. mio profilo Facebook più volte questi dati, la stessa ARPAV, che monitora le vendite dei pesticidi, ha reso noti dei dati che dimostrano come anche nell'ultimo biennio le quantità tonnellate di pesticidi vendute siano aumentate in tutte le province. Dobbiamo, per quanto riguarda la quantità assoluta, abbiamo il record a Verona, la provincia di Verona, e in seconda posizione abbiamo la provincia di Treviso. Quindi sono le province che più hanno attività di coltivazioni di frutteti e vigneti, Verona, in particolare di vigneti, Treviso, ma con un boom di superficie coltivate veramente incredibile. Io sono di paese, certo. provincia di Treviso, sì. e io non ho mai visto tanti vigneti quanti quelli che stanno mettendo da tutto al Prosecco anni a questa parte. Ascolta, un'altra domanda sempre su questa questione di pesticidi e Prosecco, perché dopo volevo, nei ultimi 10 minuti che ci resta, e ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, Andrea, parlare un po' di parchi. Ecco, sulla questione dei pesticidi e Prosecco, qua la proposta tua o comunque del tuo gruppo qual è? Per, diciamo, per eliminare, se non del tutto, i pesticidi, però quasi, insomma. Allora, ci sono tecnologie oggi che consentono le coltivazioni biologiche, coltivazioni sostenibili con basso uso o zero uso di sostanze chimiche di sintesi. La produzione biologica è quella principale. Sì. Ricordo che poco prima di dimettersi, lo stesso ministro Martina, sì. Oggi segretario reggente del Partito Democratico, aveva lanciato l'idea di arrivare a un'agricoltura in Italia biologica, cioè senza utilizzo di pesticidi. Sì. È quindi una strada fattibile, percorribile, naturalmente ci vuole sicuramente più attenzione da parte dei coltivatori, degli agricoltori, cioè bisogna seguire molto di più l'andamento climatico, essere pronti appunto a tutte le esigenze climatiche, perché appunto meno chimica comporta maggiore attenzione e naturalmente poi le cose vanno anche incentivate. Certo. E noi comunque gli incentivi ci sono, non è che manchino i soldi, perché il ISR, i fondi che arrivano dall'Europa e per l'agricoltura ci sono. Se noi indirizziamo questi fondi verso e li diamo solo a chi fa biologico, è evidente che naturalmente con una progressività nella conversione della standard, certo. possiamo ottenere dei prodotti veramente unici che troverebbero veramente nel mercato delle soddisfazioni enormi, visto che la domanda di prodotti liberi da sostanze chimiche è crescente, certo, perché certo. si rende conto che la salute è importantissima e non vale la pena ammalarsi di cancro e quindi tutti sono disposti appunto a puntare su alimenti biologici, appunto portafoglio permettendo naturalmente.
Certo che se abbiamo più prodotti biologici, aumentando l'offerta, esatto, prezzo, bravo, bravo. Ma se noi i soldi li diamo a chi vende Prosecco, chiaro che non andiamo in questa strada. Quindi questa è la nostra proposta. Allora, gli ultimi 5 minuti, 10, vediamo che ora abbiamo fatto praticamente? Le 47. Allora, ascolta, a parte che allora la trasmissione di oggi va sulla mia pagina Facebook, sul canale YouTube, sempre della mia pagina, Giorgio Stocco Libero, quindi dico agli ascoltatori ovviamente che vorranno risentirci questa intervista, potranno praticamente riascoltarla o ascoltarla. Dimmi un po' di questi parchi. Noi abbiamo due parchi, se non tre, che conosco io, il Delta del Po, che è quello che poi è la mia terra. Abbiamo quello, il parco della Licinia e il parco dei Colli. Dopo non so se ci siano altri parchi. Poi abbiamo il parco delle Dolomiti. Dolomiti. Sì. Poi ne abbiamo altri sempre nel Bellunese. Sì. Ecco, poi c'è anche il parco del Sile in provincia di Treviso. Di Treviso, sì, sì. Ah, sì, là vicino ho capito. Ascolta, Andrea, tu hai sempre nei tuoi articoli, a quanto pare, qui ci sono delle proposte per diminuire gli ettari di parco per fare ovviamente più asfalto o cose di questo genere, invece di aumentare la terra, di aumentare diciamo un sistema naturale, noi andiamo a eliminare. Sì, ecco. Allora, innanzitutto ricordo che nei miei siti si trovano le notizie relative a queste che non sono naturalmente le mie proposte. Ecco, io volevo approfittare e ricordare che tutte queste tematiche ambientali le riporto nel mio sito internet, che è www.andreazanoni.it, sì, oppure nella mia pagina Facebook Andrea Zanoni con la X finale. Sì. Allora, questa infatti è una proposta che arriva in seguito a una legge approvata dal Consiglio, approvata in particolare dalla Lega, dalla Lista Zaia, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia e dai Venetisti, che consente ai comuni del parco dei Colli e ai comuni del parco della Licinia di fare delle proposte per diminuire la superficie a parco. Mm-hmm. Ricordo che il Veneto è una delle regioni d'Italia con la percentuale più bassa per quanto riguarda l'area protetta a parco, siamo a circa il 6% contro una media nazionale del 10%, e quindi il Veneto a mio avviso dovrebbe pensare di fare leggi per aumentare la superficie, certo, a parco, certo, non diminuirla. Appunto. Quindi, che lo sappiano anche gli ascoltatori, hanno previsto, beh, innanzitutto le prime proposte erano quelle di proprio dimezzare i parchi, addirittura il parco dei Colli viene ridotto al 20% del totale. Non è passato, allora hanno trovato questo escamotage. I sindaci si sono mossi. Per quanto riguarda il parco dei Colli, tutti evidentemente si sono resi conto che il parco è un bene prezioso anche alle attività economiche dei cittadini, e quindi hanno pensato bene di non ridurlo, se non per un comune per pochissimi ettari. Nel parco della Licinia hanno purtroppo proposto di ridurlo di circa il 20-30%, sì, e togliere i cosiddetti vai. I vai sono le valli, che sono le aree più, diciamo, utili alla fauna selvatica, alla biodiversità, e sono le valli più appetite dai cacciatori, purtroppo, perché poi dietro ai veri nemici del parco ci sono sempre i cacciatori, perché i cacciatori vedono come fumo negli occhi i parchi. E ci sono i cacciatori, sono tuoi amici, scusa, Sì. Amici, te l'ho detto in una maniera ironica, ovviamente, Andrea. Sì, e cosa è successo? A mio avviso hanno fatto una figura veramente la giunta regionale, veramente peregrina, perché hanno presentato in commissione ambiente questo accordo per diminuire la superficie di questi due parchi, sì, in violazione della legge regionale, perché la legge regionale diceva che doveva essere fatto entro 6 mesi. Mm-hmm.
E ormai sono passati, non so, un anno e mezzo, mi pare, vado a memoria. Quindi questa opportunità data da una legge sbagliata in realtà non può essere più realizzata, perché la legge dava dei tempi che sono scaduti. Certo. Qua... E quindi praticamente resta... Quindi dovrebbe essere scampato pericolo, però considerando chi governa la regione e i numeri e gli equilibri che ci sono, nulla vieta purtroppo che ripresentino una legge che ripreveda la possibilità e ampli i termini per presentare le proposte di riduzione dei parchi. Insomma, bisogna per il momento comunque diciamo. Allora, in conclusione, Andrea, per il momento i parchi sono salvi, però come dici te, attenzione. Sì. Attenzione che non si sa mai che fanno passare questa legge Mi dai un altro minuto, sì, vai volevo approfondire la questione del bracconaggio. Sì. Allora, siamo una delle regioni dove il fenomeno del bracconaggio è più presente. Non lo dice il WWF, l'ENPA, la LIPU, la LAVO o la LAC, ma lo dice il piano nazionale di contrasto al bracconaggio approvato nel marzo del 2017, che vede proprio il Veneto, nell'area lagunare, delta del Po e nell'area pedemontana, la presenza di un'attività di bracconaggio veramente molto elevata. La regione Veneto dovrebbe intervenire in merito. Certo. Invece stanzia dei fondi a casaccio, anzi in maniera molto mirata, ma che non portano a niente. La Regione Veneto ha stanziato da pochi mesi 350.000 euro per finanziare le associazioni venatorie per fare gli incontri sul bracconaggio. Interessante questo. 350.000 euro da spendere nel 2018. Con le associazioni che ci sono, io non so quanti convegni, feste, festini faranno con tutti questi soldi. Questi soldi, in realtà, se volevi contrastare il bracconaggio, non li davi alle associazioni venatorie, ma li davi alle guardie delle strade, alle guardie giurate, alle guardie venatorie che vanno fuori. Il bracconaggio non si combatte stando seduti a convegni, a ristoranti e quant'altro, ma si combatte fuori anche di notte. Assolutamente. Noi rischiamo una procedura di infrazione. Certo, no, mi viene... Sì, vai Andrea, scusa. Ma è una roba allucinante, è un paradosso. Guarda che non è un paradosso, scusami Andrea, ma devi pensare che le associazioni venatorie fanno parte di una lobby, quindi lo sappiamo benissimo. Lo so. Io la dico sta cosa, per carità, perché lo sappiamo, le armi, le pallottole, la divisa, che ne so, i stivali, non stivali. Quindi, certo, però tornando a noi, ho depositato un'interrogazione che ho fatto grazie al monitoraggio e grazie anche alla segnalazione di vari articoli di stampa dell'ENPA, Internazionale Protezione Animali, la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, il WWF, la LAC, l'OIPA e spero di non dimenticarmene nessuna, che mi hanno mandato questi articoli raccolti in tutto il Veneto, che a dimostrazione di quanto sia presente sia il fenomeno. Pronto? Pronto, è caduta? È caduta la linea. Vabbè, mettici un po' di musica che... Prova a richiamarlo, vediamo un po' di parlare nel cuore, diciamo. Il sesso fa partire. L'amore fa tornare a te. Dalla pelle al cuore. Momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. So che mi perdonerai. Abbassa un po' la musica. Mi devi perdonare. Allora Andrea Zanoni non si riesce più a prenderlo, molto ovviamente è entrato su una zona
Lo abbiamo provato, ho provato ancora a chiamarlo, ma vabbè, è entrato su una zona che d'ombra, diciamo così, che non riusciamo più a riprendere la linea. Però, insomma, era interessante l'ultimo pezzo, perché è sul bracconaggio, che danno i soldi praticamente, no, alle società, alle associazioni venatorie, invece di darle, come diceva lui, alle guardie, che quelle che ovviamente rispettano le regole o fanno rispettare le regole, e come dire, no, che la cosiddetta BCE, o meglio, lo Stato italiano va dalla BCE, versa i titoli di Stato, la BCE invece di dare i soldi allo Stato per dividerli alle varie comunità, o ai piccoli imprenditori, eccetera, e vanno alle banche, e le banche le distribuisce con gli interessi 7, 8, 9, 10%. È la stessa cosa praticamente in sostanza. Qualche forma diversa, però è la stessa cosa. Mi dispiace, ma adesso voglio riprovare e vedere, se no eccolo qua. Pronto Andrea? Andrea? Tira su. È tirato su Gio. Andrea? No, niente, pensavamo che fosse una... Pronto? Provo a sentire, provo. Pronto? Lo senti, no? No, non lo sento. Pronto, Andrea? Andrea? Messaggio gratuito. No, niente, dai. Niente, dai, purtroppo mi dispiace, Andrea, ma sei su una zona... insomma, così, dai. Poi riproviamo, casomai, dai. Ultima volta riproviamo, dai. Prova, vediamo se riusciamo. Sì, stava dicendo appunto sulla questione del bracconaggio, che era anche interessante sapere lì come andavano buttati via questi 250.000 euro, insomma. Niente, va bene. Niente, pazienza, dai. Un po' di musica, perché devo mettermi in contatto con Giulietto Chiesa, dai. Alza il coso alla musica.